Pronto, Radio Onda d'Urto, chi parla? Scusi, Scusi, chi lei non parla? distanza in questo momento. L'internazionale monoteista continua all'alba del terzo millennio ad allungare i suoi artigli rapaci, il suo alito pestilenziale sotto cresta della vita. La mortifica e secolare inquisizione, rinnovata negli strumenti e nella figura, ma della stessa infame sostanza di sempre. Nulla è cambiato dai giorni in cui Gian Pietro Carafa, il maiale, dopo infinite trame e nefandezze, divenne Paolo Papa IV. La tortura, gli omicidi, i roghi del Talmud e del rotolo della guerra dei monaci di Qumran, e poi il patto scellerato con i falsi riformatori e l'esilio per chi aveva lottato affinché la vita scorcasse, insopprimibile, come rivelazione dal basso. Dopo 4 secoli e mezzo, Gian Pietro Carafa, il porco, è ancora al lavoro e i suoi scherzi non indossano più soltanto le tonache degli alti prelati. Portano le toghe dei giudici, dei tribunali civili, le cravatte ai servizi degli esperti, dei giornalisti, le oscene divise dei dottori, dei carcerieri e dei presidenti. Il loro obiettivo è scatenare il panico morale, fare apparire ovunque lo spettro del maligno, invadere la mente degli stolti, perpetuare in eterno il loro dominio sul vivente. Così, adesso, spetta la gogna e le torture a questi bambini di Satana, ingenui sempliciotti, colpevoli solo di essersi messi in posa per una foto col boia. Così adesso, Lucia Musti, il giudice, Biagio Marsiglia, il giornalista, e poi gli esperti sono i nuovi sacerdoti dell'Inquisizione del 2000. Contro costoro si scatenerà il flagello dell'Apocalisse, la rivolta dal basso. Le fonti da cui si dissetano scioglieranno le loro carni e non vi sarà salvezza per nessuno di loro.